chef oggi. Ferramenta. Da noi si dice che il baccalà deve essere battuto da un matto e salato da uno strambo. Perle di saggezza. Andiamo a vedere la ricetta del baccalà alla vicentina, uno dei miei piatti preferiti. Via! Allora, come prima cosa prendiamo il baccalà ben battuto, messo a bagno per 3 giorni, cambiamo l'acqua una volta al giorno, anche 2 volte al giorno, oppure prendiamolo dal nostro pescivendolo di fiducia. Io lo prendo dal mio amico Piero Zanellato, vi lascio qui il suo link, lo trovate su Facebook, un ragazzo simpaticissimo, se avete bisogno di lui per qualche consiglio del pesce ve lo dà volentieri e vi serve in tutto e dappertutto. Così non c'è neanche bisogno di fare tanto odore in casa, via, dai! Allora, prendiamo il baccalà. Ecco qua, baccalà 1 chilo. Allora, come prima cosa andiamo a vedere gli ingredienti. Farina di riso, olio extravergine d'oliva biologico, sale e pepe miscelato, anche questo bio e sale integrale marino. Visto che siamo in tema di pesce, grana grattugiato bio, cipolla bianca bio, prezzemolo bio se riusciamo. E qui abbiamo il latte, io lo uso senza lattosio, benissimo anche con un latte di riso, è ottimo. Alici o acciughe dissalate oppure in olio. Ecco qua, questi sono gli ingredienti semplici per un gran bel baccalà. Come prima cosa dobbiamo preparare la salsa. E quindi la salsa si fa olio, cipolla e acciuga. La facciamo cuocere nel mentre noi prepariamo il baccalà. Via! Fuoco, padellina, olio di oliva, alici, cipolla. Sentite? La cottura è iniziata. Ciak, si gira, via. Gira la pentola per voi, Diego Moretto Chef. Ma che roba. Questo è quello che sta succedendo. Mettiamo al minimo. Incoperchiamo e lasciamo stufare mentre noi prepariamo il baccalà. Il baccalà lo andiamo ad aprire, vedete com'è meraviglioso. Togliamo la lisca centrale, le spine a fianco, sentiamo bene, incido in questa maniera e poi che cosa vado a fare? Tolgo eventuali pinne, qui ne abbiamo una, seguo tutta la parte della pinna anche interna e la vado a togliere, ecco qui, con le dita faccio una leggera pressione di modo da sentire se ci sono eventuali spine, ok? Oppure parti cartilaginose, perfetto, anche se magari troviamo un po' di nero, così togliamolo, perfetto. Qui abbiamo l'altra nostra pinna da far uscire, vedete? Eccolo qua. Mi raccomando, baccalà qualità ragno, se possibile, dalle isole Lofoten in Norvegia, perché lì andiamo sicuri che la qualità è buona. E mi raccomando che sia bello bianco, vedete? Al naso deve essere molto penetrante, ma non deve ricordare ammoniaca o altri odori sgradevoli. Poi comunque se c'è qualche piccola spina in cottura verrà nella superficie e quindi lì ci saremo ben regolare per come fare.
Eccolo qua. E questo è il nostro baccalà. Ben pulito, ben aperto. Che cosa facciamo nel mentre? Andiamo a salare e pepare. Io ho già preparato il mix. Vedete? Salato e pepato. Andiamo a mettere un filino di parmigiano leggero, che anche questo ci dà sapore. Dopo 15 minuti vediamo il risultato. Vedete che la cipolla ha perso la lucentezza e quindi adesso è cotta. La possiamo inserire all'interno del baccalà. Spegniamo e portiamola sul nostro tavolo di lavoro. Mettiamo all'interno del baccalà in questa maniera, in quest'altra maniera, ok, perfetto, riserviamo. Ok, cosa facciamo? Andiamo a chiudere il baccalà in questa maniera, chiudiamo anche quest'altro baccalà, tagliamo dei pezzi in questa maniera, ok, perfetto, e anche questo lo taglio a metà. Perfetto. Prendiamo una pentola. Io uso tipo un wok con i manici di acciaio. Perché? Perché poi le andremo a infornare. Inizieremo la cottura sul fuoco e poi le andremo a infornare. Perché altrimenti ci toccherà stare 5 ore a guardare il baccalà che non si bruci nella pentola. Allora, in pentola mettiamo un po' di salsa nel fondo, in questa maniera, ok, perfetto. Andiamo ad inserire un po' di latte, perfetto. Prendiamo la farina di riso. Io prendo la farina di riso perché? Perché così va bene per tutti, no? Per chi è gluten free, per chi è intollerante al glutine e non. La farina di riso è eccezionale, poi si scioglie e crea una bella, diciamo, un bel piatto cremoso. Ecco, ci aiuta a renderlo bello e cremoso. Prendiamo i tocchi di pesce e li mettiamo in questa maniera. Un'altra giratina. La giratina basta leggera perché noi dobbiamo mangiare il baccalà, mica dobbiamo mangiare la farina. Ecco, la farina ci serve solo per fare in maniera di avere poi il nostro baccalà bello cremoso. Giriamo anche questo all'interno, così, bene, e poi quest'ultimo pezzo lo mettiamo qua e qua. Andiamo a mettere ancora un po' di farina sopra, una spruzzatina in questa maniera. Perfetto. Finiamo con l'altra salsa di cipolla e acciughe. Perfetto. Grana padano sopra, ancora un po' di sale e pepe, poco prezzemolo e finiamo con il latte o bevanda vegetale di riso. Eccoci qua. Perfetto, diamo una giustatina e mettiamolo sul fuoco a pippare.
minimo, e mettiamolo sul fuoco a pippare, cioè deve fare le bollicine appena appena, per almeno mezz'ora. Io inizio con il coperchio di modo che faccia prima a raggiungere la temperatura. Eccoci qua, dopo la mezz'ora apriamo, controlliamo che tutto sia ok, spegniamo, che non sia attaccato. Se anche è un minimo attaccato, che è tostato, diciamo che va bene. Perfetto. Quanto mettiamo al forno? Apriamo, inforniamo e ciao ciao baccalà, ci vediamo tra 4 ore, ciao. Accendiamo il forno statico, 150 gradi, tempo 4 ore, poi controlliamo, diamo l'ok. Eccolo qua, togliamolo, mettiamolo qua e lasciamolo intiepidire. Che profumo che fa!